Negli ultimi tempi c'è stata un'operazione di mercato fatta, diciamo, molto sotto, diciamo, notizia, che non ha raccolto consensi a livello, diciamo, mediatico, semplicemente perché è un'operazione di mercato che non è una vera operazione di mercato, ma è un aggiustamento di un'operazione compiuta già 3 anni fa. Lo so, non ci avete capito letteralmente nulla, ma adesso vi spiego. Rodrigo Bentancur è arrivato alla Juventus 3 stagioni fa. Ha fatto, devo dire, una buona stagione, 2 o 3 stagioni fa, adesso non ricordo. Bentancur è stato un talento sicuramente molto apprezzato dall'entourage dirigenziale della Juve, che l'ha prelevato dal Boca Juniors, ed è un talento che in questi anni ha dato prova di se stesso. Certo, deve ancora crescere e non è certamente perfetto, però comunque è un talento di grande caratura. Il problema è che la Juve, al momento in cui ha acquistato Bentancur, pur di avere Bentancur in squadra, ha accettato una clausola all'interno del contratto fatta dal Boca Juniors. E questa clausola era molto semplice. Questa clausola recitava che se in caso la Juventus avesse voluto vendere Bentancur, il 50% del ricavato della vendita sarebbe dovuto essere, diciamo, mandato, corrisposto e inviato in Argentina al Boca Juniors. Quindi, ipoteticamente, la Juve vende a Bentancur a 50 milioni, di quei 50 milioni 25 vanno di diritto al Bentancur per formazione, crescita e sviluppo del ragazzo. Quindi è una clausola effettivamente abbastanza alta, nel senso che anche, diciamo, le clausole di rivendita ci sono, nel senso, alcune volte dice, ah, sai, ho venduto questo giocatore a un determinato soggetto, a una determinata squadra, però comunque io ho la rivendita del 10%, nel senso vuol dire che su 100 milioni, voglio dire, di vendita io me ne becco 10 a titolo di società, però qui non stiamo parlando di un 10%, qui non stiamo parlando di un 20%, qua stiamo parlando di un 50%, cioè di una clausola molto alta che Paradici negli anni sta cercando sempre più di abbassare o totalmente di eliminare, pagando anche lui un conguaglio al Boca Juniors affinché venga rimodulato il contratto, cosa che il Boca Juniors non vuole assolutamente fare. Cioè, gli argentini sono convinti che Bentancur esploderà, diventerà uno dei centrocampisti più forti del mondo, fiutano la possibilità, diciamo, da parte della Juve di venderlo a un tot di soldi. Il problema è che se la Juve lo vende guadagna appunto solo il 50% della cessione, che per il Boca Juniors è una cifra probabilmente enorme, perché metti caso che la Juve vendesse Bentancur anche a 40 milioni, 20 milioni per il Boca sono tanti, mentre la Juventus giustamente 20 milioni, non perché uno vuole fare lo snob, ma per la Juve 20 milioni di euro non è una cifra enorme a livello di cessione, cioè è comunque poco, ragazzi, per una società in SPA come la Juve, differentemente dal Boca, che è una squadra un po' più, diciamo, sicuramente famosa, sicuramente popolare, ma non ha la dimensione europea né internazionale né continentale della Juve. Quindi è normale che quei soldi vengano visti in maniera completamente diversa. La Juve vorrebbe continuare a, diciamo, corrispondere una clausola di rivendita al Boca, perché non è che la vuole eliminare del tutto, cioè l'ambizione sarebbe eliminarla, però la Juve sa di non poterlo fare e quindi di conseguenza l'unica cosa che la Juve vuole fare è, diciamo, prendere questa clausola e abbassarla, cioè portare la clausola a un abbassamento tale da avere tipo 10-15% da corrispondere, ma non il 50%. Invece il Boca non si muove, cioè da quella posizione lì non si muove. I dirigenti del Boca Juniors hanno fatto sapere a Paradici che non se ne fa nulla, che vogliono il 50% e basta. Come d'accordi, per questo Bentancur all'interno della Juve vive un periodo un po' da bloccato, nel senso che se uno lo vuole cedere al momento sa di non potergli ricavare una cifra tale da poter sacrificare il 50%. Quindi Bentancur è intoccabile all'interno del centrocampo. Qualora tu lo volessi vendere, oggi quanto lo venderesti Bentancur? Nell'opzione migliore dei casi lo venderesti a 35-40 milioni. Metti caso che lo vendi a 40 milioni, ci ricavi 20 milioni, perché il 50 è loro. Quindi la Juve a sto punto può fare due strategie. O aspetta che Bentancur matura e, diciamo, potrebbe raggiungere una quotazione, che ne so, vi faccio un esempio perché secondo me non la raggiunge, però metti caso che Bentancur fa la stagione della vita, in cui gioca titolare tutte le partite e diventa uno dei migliori centrocampisti d'Europa, lo vendi a 140 milioni. Allora in quel caso su 140 milioni uno può anche dire, vabbè, me ne prendo 70 e già è qualcosa. Però l'altra opzione, secondo me, è più, diciamo, probabile, cioè che Bentancur rimanga tanto tempo alla Juve in modo
da farlo crescere, e io direi che l'unica cosa razionale da fare, perché se mi devo privare di uno come Bentancur e devo comunque ottenere dalla sua cessione solo la metà di quello che potrei ottenere, cioè è una cosa che non funziona, cioè metà cessione già è poca, sinceramente. Non so perché Marot e Paradis all'epoca abbiano accettato una clausola del genere, forse perché c'era la concorrenza di altre squadre, hanno voluto togliere subito Bentancur dal, diciamo, dal pericolo, e quindi l'hanno preso. Però sinceramente una clausola molto complicata. Fatemi sapere nei commenti che fareste voi.